Salve gente e benvenuti sul canale di Ti Trasporto Parfum. Io sono Alexander e con questo video vi do proprio il benvenuto. Allora ragazzi, oggi parliamo della novità di Bruno Perrucci. L'ho conosciuto di persona qualche settimana fa, ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo, di scambiare proprio due parole su questo bellissimo mondo profumato e ha deciso di omaggiarmi del suo Discovery Kit che lo vedete qua accanto a me. Sulla vostra destra. Il Discovery Kit me lo sono goduto, ho avuto proprio il piacere di snasare le sue fragranze e mi ha omaggiato anche di un sample della sua nuova fragranza, ovvero The Skin of the Sea. Questo marino che beh, appena l'ho snasato ho detto oh, finalmente qualcosa di diverso, finalmente un marino particolare e mi è piaciuto veramente tanto, tanto che beh, ho deciso proprio di studiarlo al meglio sulla mia pelle, ovviamente indossarlo per più giorni proprio per parlarvene. Innanzitutto, come vi dicevo prima, il suo Discovery Kit me lo sono veramente tanto goduto. Ho scoperto delle fragranze già famose sul mercato che comunque mi hanno emozionato. Sto parlando di fragranze come Stand Out, questo bellissimo fougère moderno, e poi successivamente October Lake, una fragranza veramente tanto bella da portare. Ma poi ci sono tantissime altre referenze che mi sono piaciute, come Double Bond, Stupefacente, insomma ragazzi, ce ne sarebbe veramente tanto tanto da parlare. Fatemi sapere se volete una recensione di una di queste fragranze, fatemelo sapere qua sotto e se riesco ragazzi ve la porto proprio sul canale. Io personalmente ragazzi porterei Stand Out perché per le mie corde, soprattutto per questo periodo, è veramente tanto tanto bello. Ma prima di parlarvi della novità in esclusiva che adesso comunque ci arrivo, vi parlo proprio delle fragranze di Bruno Perrucci, quello che mi è piaciuto di più di queste fragranze. Diciamo che in questi giorni ragazzi le ho provate un po' tutte. La cosa che mi è piaciuta è proprio la qualità innanzitutto che troviamo all'interno dei profumi di Bruno Perrucci. La seconda cosa che mi è piaciuta tantissimo è proprio la firma olfattiva. Si capisce ragazzi che sono proprio profumi creati da Perrucci e si evince proprio snasando le sue fragranze la forte passione che ci mette Bruno nel creare quest'ultime. E poi la terza cosa che mi è piaciuta, e questa non è assolutamente una cosa scontata, è che sono profumi diversi. Sono fragranze che io trovo originali e finalmente qualcosa di non sentito. E quindi, a proposito di non sentito, facciamo partire la sigla e poi vi racconto la novità in esclusiva per Perfumix Luxury Brand, ovvero The Skin of the Sea. Ed eccoci qua ragazzi, come state? Allora, prima di continuare mi raccomando iscrivetevi al canale perché è importantissimo, solo così facendo io posso crescere e beh posso provare fragranze sempre più particolari, ovvero la nicchia della nicchia che vi porto proprio sul mio canale. E poi condividete il video per gli amanti proprio e gli appassionati di questo brand, ovvero Bruno Perrucci, e lasciate un like, un commento costruttivo e vi invito proprio a provare le fragranze. Bene, partiamo come vi dicevo da questa esclusiva. Allora, cosa vuol dire esclusiva? Bruno Perrucci ha creato questa fragranza per la profumeria Perfumix Luxury Brand. E devo ammettere ragazzi che appena ho snasato questa fragranza, come vi dicevo prima, ho trovato qualcosa di veramente originale. Perché questo? Beh, rimanete lì, perché adesso la facciamo schermare su Moyette e poi ovviamente ve la racconto. Cosa mi ha fatto dire wow appena ho snasato questa fragranza? Cosa mi ha fatto dire oh, finalmente qualcosa di diverso? Beh, nella mia testa si è subito fomentata questa novità. Ecco, ho chiuso gli occhi e beh, mi sono dovuto un attimo concentrare perché il mio cervello non era abituato a sentire un odore così. E questo simboleggia proprio qualcosa di diverso, di non sentito. L'apertura sulla mia pelle non è ricca di calone. E questo proprio che mi è piaciuto, perché spesso nei profumi marini troviamo tanto tanto calone. Il calone è una sostanza che viene proprio usata, a volte anche con tanta abbondanza, che vuole ricordare proprio la nota marina. Qua la troviamo, ma in maniera veramente ben strutturata, ben contestualizzata. Ecco, l'apertura è molto interessante, perché sulla mia pelle è molto aldeidata, fresca, pungente, leggermente agrumata.
La nota che prevale principalmente subito all'apertura è la nota animalica, che su di me svanisce dopo circa 3-4 minuti. Dopo alcuni minuti, ragazzi, perdiamo questa nota animalica per lasciare spazio a queste spezie veramente tanto leggere, ben calibrate. E poi successivamente questa fragranza continua con delle note proprio floreali. Una nota fiorita però pulita, troviamo del gelsomino, della rosa e poi proprio delle note talcate. Ecco, dopo alcuni minuti la nota talcata prende il sopravvento. Però ragazzi lo fa sempre in maniera molto garbata, gentile. Nel complesso questa fragranza ha una bellissima evoluzione, è molto viva, ma allo stesso tempo sa essere molto garbata, educata e gentile. Poi sulla mia pelle, dopo alcune ore, quando siamo proprio nel dry down, vengono fuori delle note leggermente legnose, troviamo infatti del patchouli, del legno di cedro, del muschio, però non perdiamo mai, almeno sulla mia pelle, la nota marina. La nota marina la porto fino al dry down. Quindi, perché reputo che sia un marino diverso? Beh, principalmente per due motivi. Il primo, perché qua finalmente la nota del talone è veramente tanto ben dosata, ben strutturata, e questo mi è piaciuto. Si fa sentire, sì, ma lo fa proprio per far capire che è un profumo marino, non prevale mai, prevalgono le altre note. Ed è proprio quest'ultima la seconda motivazione per cui la trovo originale. Nel complesso io penso che sia un marino coiato, leggermente animalico all'apertura. E poi successivamente troviamo queste note pulite che si sposano proprio benissimo con l'evoluzione della fragranza. Quindi, se vi dovessero piacere questi accordi, ovviamente sono accordi che vi consiglio di provarli proprio su pelle, perché non li ho mai trovati in una fragranza. Come vi dicevo, io un marino così sinceramente non l'ho mai sentito. Provatela perché a mio avviso è veramente qualcosa di originale. E niente ragazzi, adesso arriviamo al bello, adesso arriviamo alla domanda principale. Molte persone si domanderanno, e dico anche giustamente, ma se un profumo marino con delle note cuoiate, con delle note speziate, può andare bene per l'estate? Insomma, tu lo indosseresti in fresca, ti piace? Beh ragazzi, vi rispondo con un discorso un po' complesso. Innanzitutto quello che vi posso dire è che se amate la stagionalità, quindi d'estate portate solamente profumi agrumati, intensi, volete proprio della freschezza, vi dà fastidio anche un profumo leggermente speziato, beh vi posso dire già che molto probabilmente non è un profumo che fa per voi. Ma se in estate, come molte persone, diciamo che ora si osa un pochino di più in estate, quindi si porta qualcosa di più intenso. Ecco, qua stiamo parlando di un mix perfetto, secondo me molto molto bilanciato. Però se amate anche una leggera nota speziata, cuoiata, beh, questa fragranza secondo me è perfetta, perché secondo me è una bellissima via di mezzo. C'è tanta struttura, c'è tanta qualità. Qua troviamo, secondo il mio modesto parere, un marino diverso, un marino che si può indossare tranquillamente tutto l'anno e si lascia veramente portare anche per questa stagione. Poi ovviamente ragazzi io non vi consiglio un blind buy, vi consiglio di provarlo su pelle. Quindi a me personalmente ragazzi è piaciuta tantissimo. Vi ricordo ragazzi che è un'esclusiva di Profumix Luxury Brand, comunque vi lascio il link in descrizione qualora vogliate studiare tutto al meglio, e ovviamente è acquistabile sia online sia in negozio. Arriviamo alla descrizione finale parlandovi proprio del prezzo, dell'intensità e del formato. Unico formato 50 ml, 145 euro e ci portiamo a casa un extrait de parfum. Per quanto riguarda le performance, ragazzi, sulla mia pelle è durata diverse ore. Vi dico, fuori ci sono più o meno 25-26 gradi e io in questi giorni che ho testato questa fragranza più o meno mi è durata 7-8 ore, quindi sulla mia pelle comunque è durata tante tante ore, con una buona proiezione ma invadente e un buon ciliato. Comunque sono profumi ragazzi che si fanno sentire, però sono molto educati e soprattutto non sono invadenti. Quindi questa è un'altra cosa che io ritengo che sia importantissima. E niente ragazzi, con questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate qua sotto, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di queste fragranze, ovviamente il naso è proprio Bruno Perrucci, e beh, cosa dire, io vi lascio un saluto profumato e noi ci rivediamo proprio al prossimo video. Ragazzi, da Alexander è tutto.